Personalmente sono contenta della partita che sono riuscita a fare. Con lui non si sa mai quando ti mette in campo e diciamo che essere sempre pronti mentalmente è fondamentale. Il fatto di entrare subito e riuscire a far canestro penso venga anche dagli allenamenti, dalla fiducia che si va a creare anche in allenamento e personalmente sono contenta, anche insomma le mie compagne che mi hanno trovato libera me l'hanno passata, quindi un bel lavoro di gruppo. Non penso che ci fosse pressione, sapevamo che era una partita da vincere e abbiamo lavorato bene nei 2 giorni insomma, precedenti alla partita, eravamo sicure del lavoro che avevamo fatto in palestra, quindi penso che ci fosse anche una certa tranquillità, ma non nel senso sottovalutare l'avversario, era una tranquillità nel sapere che sapevamo cosa fare in campo, sapevamo l'importanza della partita, come hai detto te in Eurolega non si può sottovalutare nessuno indipendentemente dalla classifica. Quindi siamo contente così, ovviamente c'è ancora tanto da lavorare, alcuni aspetti da migliorare, però adesso ci godiamo la vittoria e domani si lavora. Sì, come ho detto prima, dobbiamo ancora lavorare su alcuni aspetti, uno di questi sicuramente è la difesa, abbiamo un po' di alti e bassi, abbiamo dei momenti che collaboriamo molto bene e altri invece in cui ci perdiamo. Sicuramente la comunicazione è fondamentale, è un punto focale, insomma, anche l'allenatore, insomma, è un punto che cerca di sottolineare ogni volta, ogni allenamento, ogni partita. Quello viene sicuramente da noi, non è una cosa che alleni, è una cosa che deve venire il parlare in campo fra di noi e appunto, come ho detto, lo facciamo a tratti, dobbiamo riuscire a farlo per 40 minuti o più, perché è fondamentale, se no appunto si prendono certi parziali che rischi anche magari di perdere le partite.